Il diritto alla salute è un diritto sancito dalla Costituzione italiana, diritto al quale disattendono tutti i nostri, diciamo, garanti espressivi espressi politicamente. Ogni campagna elettorale è una promessa sulla sanità, ma è una reale grande falsità. Basta vedere le liste d'attesa che ci sono per quanto riguarda i centri unici di prenotazione, i cosiddetti CUP, in cui le urgenze non vengono rispettate né a 10 giorni, né a 30, né a 60, né a 90. E chi più ne sa più, diciamo, metta a croce le carte. Quindi sarebbe ora che tutti i politici che vengono a prometterci garanzie sulla salute si mettano la mano sulla coscienza e cerchino di capire, non se la metteranno mai comunque, di capire qual è il concetto costituzionale di diritto alla salute, al quale tutti quanti hanno disatteso. Noi non vogliamo assolutamente illudere nessuno, siamo proiettati realmente nel futuro per una gestione corretta, valida, a tutela dei cittadini, e non promettiamo nulla se non una lotta continua contro le disattese degli altri. Il 16 febbraio Emiliano verrà a Molfetta a rassicurare tutti i molfettesi che l'ospedale di Molfetta non chiuderà. Sembra una presa in giro, però lo sappiamo, l'ha ripetuto alla campagna elettorale delle regionali, l'ha ripetuto alla campagna elettorale amministrativa, o ce lo rivieni a dire? La verità è un'altra, è scritto espressamente nel piano di riordino ospedaliero che l'ospedale di Molfetta chiuderà. Chi l'ha voluto chiudere? Centrodestra e centrosinistra, Fitto, Vendola e per ultimo Emiliano. Noi pretendiamo, chiediamo che l'ospedale di Molfetta rimanga in piedi, perché un bacino di utenza di oltre 150.000 pazienti non può rimanere scoperto. L'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, è stato disatteso dall'ultimo decreto ministeriale 70 del 2015. Il nostro territorio è stato fortemente penalizzato perché il nostro bacino di utenza di 150.000 persone rimane scoperto. Rischiamo di perdere urologia e cardiologia, che sono due reparti d'eccellenza. Sono stata ora alla guardia medica, ho fatto delle foto perché ci sono delle strutture fatiscenti, piene di umidità, i bagni non sono a norma. Io direi che anziché finanziare la sanità privata, che non è per tutti, bisognerà investire sulla sanità pubblica e soprattutto servono delle decisioni a lungo termine e la costruzione di un nuovo impianto vicino al territorio che sia adeguato alla medicina del terzo millennio. Ci raccontano che i soldi non ci sono, che bisogna tagliare le spese, e invece di tagliare le spese militari tagliano gli ospedali, tagliano la sanità pubblica. Noi ribadiamo che c'è la necessità di investire sulla sanità pubblica, c'è la necessità di ridare dignità ai pazienti e non ai clienti. Ed è per questo che bisogna anche ridare il ruolo pubblico alla sanità, e quando ci raccontano che non ci sono i soldi, però poi la sanità diventa privata, la sanità privata viene finanziata e da pazienti diventiamo clienti. La sanità pubblica è l'unica garanzia di sanità, di qualità e per tutti. Non siamo pazienti, non siamo clienti, ma siamo pazienti e meritiamo rispetto e meritiamo una sanità per tutti, gratuita, e che garantisca il diritto alla salute e ad una vita dignitosa.